Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Unrest di Cyril Schäublin. Spero di pronunciare bene il nome, poi mi correggerà lui se sbaglio. Fatto bene? Cyril, giusto? Ok. Benvenuto anche a Michela Pini, che ha seguito il progetto dall'inizio, se non vado errata. Poi torniamo su questo processo. Il film Unrest è in competizione internazionale lungometraggi ed è qui al Torino Film Festival un'anteprima italiana. È stato presentato in numerosi festival nel mondo e ha avuto la sua prima mondiale al Berlinale Encounters, quindi nel 2022, dove ha avuto il premio per la miglior regia. È una produzione svizzera, e con il contributo della Schweizer Radio und Fernsehen, se non vado errata, e il progetto però è stato già presentato qui, proprio appunto nella fase progettuale, al Torino Film Lab nel 2019. E io vorrei fare un paio di domande a Cyril, perché ho delle curiosità, e poi dopo passerei la parola al pubblico, alla stampa, se ci sono domande, e poi vorrei fare anche due chiacchiere con la produttrice. Cyril, le rivolgo queste domande. Questo è il suo secondo lungometraggio. Lei è sceneggiatore, però anche montatore, produttore, fotografo, e i suoi lavori sono stati presentati in diverse città europee, se non vado errata, Parigi, Londra, New York e Berlino. Lei lavora in Svizzera e la cosa che mi ha incuriosito è che appartiene a una famiglia di orologiai. È un contesto questo che mi piacerebbe conoscere un po' di più, nel senso che è una società manifatturiera, un'industria antica di cui probabilmente si conosce poco e che ha anche un contatto diretto con lei, tanto che appunto questa sua esperienza diretta ha scelto di narrarla, di farne il centro narrativo del suo film. Ci può dire un po' di più di questa società manifatturiera e anche del suo rapporto con essa, della sua famiglia? Hello. Okay. Thank you so much for being here. So, the film is set in the past. It's a historical film, and I think there are many axes when you make a historical film. For me, as you mentioned, it was my family, my grand aunts, my grandmother. Who all did this work on the Unruhe, the title of our film, which is called Balancier in French. And for me, this was really interesting because I think it's very, when starting to say I make a film about the past, I quickly realized that it's not possible to make a film about the past because we cannot show how exactly the reality looked like in the 19th century. So it's always a choice of information that you take from the past. And I think in this way it's very similar to history itself, you know, how you write history and who can choose information from the past. It's also always a question of power, of course, who can define the past. So, in that aspect, I think it was very helpful to have this family background because you cannot show the reality from the past, but you can reconstruct the work, you know, because watchmakers today in Switzerland, they still have to use the same instruments, tools that were used in the 19th century, like this thing called boutons, where you regulate the balance wheel, the heart of the clock. So it was interesting to kind of reconstruct the work, but not you know, biographies really, because I also knew that I wanted to make a film about women working in watch factories. And those people, it's very hard to find information about women who worked in the 19th century. So
It was a way to not reconstruct their biography because we don't know so much about them, but to reconstruct the work they were doing. E faccio una seconda domanda e poi vi passo la parola. Pardon. Molte grazie della vostra presenza qui alla conferenza stampa e passando subito a parlare del film, dico che appunto è ambientato nel passato, è un film storico, ma questo film ha numerosi accessi, nel senso che appunto ho potuto accedere al materiale informativo proprio grazie allo sfondo familiare in cui questo film si svolge, poiché le mie prozie e mia nonna lavoravano proprio nell'ambito dell'orologeria e lavoravano specificamente nella produzione di questo bilanciere che è appunto molto importante all'interno del meccanismo degli orologi. Ed è stato un lavoro molto molto interessante da svolgere per me, poiché quando si realizza un film sul passato effettivamente non si è in grado di mostrare quella che è la realtà vera e propria di quell'epoca passata e si può soltanto mostrare operando delle scelte sulle informazioni, allo stesso modo in cui uno storico opera delle scelte quando racconta la storia e quindi seleziona determinati punti di vista che possono anche essere legati al potere di chi racconta determinate cose, di chi definisce il passato proprio appunto per questo motivo il fatto che mia nonna e le mie zie lavorassero in questo ambiente mi è stato di grande aiuto proprio per riuscire a ricostruire quello che era il lavoro che veniva svolto nella fabbrica. È stato davvero utile e ho scoperto che praticamente gli orologiai di oggi utilizzano praticamente gli stessi utensili e le stesse componenti che utilizzavano nel XIX secolo, quindi la molla spirale, il bilanciere, eccetera. Nel momento in cui ho dovuto ricostruire le biografie dei personaggi del film, a quel punto, poiché appunto intendevo realizzare anche un film che parlasse della storia di queste lavoratrici del XIX secolo, ho dovuto lavorare in maniera diversa. Chiedo scusa. Io volevo azzardare, non lo so se è una cosa che si può associare, però la disciplina che viene richiesta da un capo ai suoi operai per eseguire un lavoro mi sembra che si può allargare a una disciplina richiesta a una qualsiasi autorità, ai membri di una società. Allora mi chiedevo se in questo piccolo pezzo centrale dell'orologio che cosa lei ha visto in questa direzione qui, se c'è stato qualcosa che ha visto e se c'è stato qualcosa di collegabile. Yeah, thank you for the question. I think maybe I can quickly tell something that when I asked my family who worked in the watch factories, when I asked them the question, what is time for you? They replied to me that this is a bizarre question. We don't know what time is. We have no idea why things keep moving, you know, like in a physical sense. But they said to me that when you ask me about time, referring to a watch, that it's just that we can measure things that happen. So it's like a series of events. In the case of a watch, you say there is a tick and a tock, and a tick and a tock. And then you can relate these tick and talks to somebody walking from point A to B, so you can start measuring things moving. And for me, that was very interesting because this means that there is no time. You know, when we talk about time, we talk about measured time, like an industrial time. So it's complete imagined. It's an imaginary. It's not a final reality. And I think with this, it's very similar to our notion or feeling of capitalism, because we think it is so true and so real, but if we go back to the fundamentals of capitalism, where time measurement plays a big role, it is all imagined. So it's pretty crazy that upon an imagination, people start other people telling what they should do, and that you show up at
you know, quarter or 22 minutes before 7 in the morning, and then you sit down at 7 and you start working. So it's, for me, incredibly crazy that you, that our human bodies start to kind of act in different ways according to this imagined time. And of course, this is was invented in the 19th century, kind of, in this industrial sense. But I think today we all perform this constantly. We have to, no? We have to be there at that time and that time and pay the rent at that time. You know, it's everything is, our human bodies are really performing according to these standards. So it's pretty crazy. Quando pongo la domanda ai componenti della mia famiglia e chiedo che cos'è il tempo, ebbene mi rispondono: ma che domanda strana che ci fai, non lo sappiamo che cos'è il tempo, sappiamo semplicemente che il tempo degli orologi permette al meccanismo di muoversi, di funzionare, proprio anche dal punto di vista fisico della fisica. L'orologio infatti misura una serie di eventi, quindi si dice che c'è il tic e c'è il toc, ed è come se appunto andassimo a misurare uno spostamento, un movimento da A a B. Ed è molto molto interessante per me, perché appunto su questa concezione quasi immaginaria del tempo, ebbene ci troviamo ad associare quella che è la nostra vera e propria realtà quotidiana di tutti i giorni. Ed è proprio qui che vado ad associare il concetto del capitalismo, che appunto è effettivamente estremamente reale, però basato su una questione davvero immaginaria, ed è proprio follia doversi basare su questa idea per pensare che dirigiamo, controlliamo il lavoro delle persone. Quindi ad un certo orario si inizia a lavorare, questo è l'orario imposto dalla fabbrica, eccetera, ed è ancora una volta follia pensare che il nostro corpo si muova associando diversi suoi movimenti su un tempo che è ancora una volta immaginario. E questa questione del tempo è stata praticamente inventata nel XIX secolo, quindi sulla base di questa idea immaginaria noi ancora oggi siamo qui a muoverci secondo determinate cose gestite dal tempo, e dobbiamo essere performanti sulla base di questi standard. Sì, io avrei anche altre domande, anche per Michela, però mi piacerebbe sentire un po' il pubblico, se ci sono delle domande. C'è un microfono. Prego, credo che ci sia un microfono che deve arrivare. Grazie per il film, vielen Dank für den Film. E vorrei chiedere, questo, il titolo è molto interessante, perché un Ruhe auf Deutsch, in tedesco significa, oltre a balancier, anche politische Bewegung, cioè movimenti politici, e come primo significato significa irrequietezza, un Ruhe, bedeutet, un Ruhe. E invece il film ha un livello sempre molto calmo. E questo è un contrasto che mi piacerebbe capire da dove deriva, per quale motivo si è voluto introdurre questo contrasto enorme tra un Ruhe e la Ruhe, che invece è domina in tutto il film, anche nei momenti più irrequieti dal punto di vista politico, per esempio, o delle proteste dei lavoratori. Grazie. Okay, thank you. Where to start? Okay. Okay, let's go directly to the end, I think, of your question, which I think is really interesting, this question about the calm in the film. So for
I think all I can do, I mean, first of all, in the beginning I said that every historical film is in the end only a choice of information. And I think when you do a choice of information, a selection of information, in this sense, every historical film tells us more about the present than about the past, because we can only, you know, we invent the past. So I knew that this film will be automatically a film about the present, and I cannot really make a film about the past. So it's a, I think it's a film about the present with the detour through a past. And so I can only talk about maybe what I see now, what I feel like, you know, in my own life. And what I think is pretty crazy in Switzerland, but maybe also outside of Switzerland, but I think Switzerland is it's like maybe the boss of this technique, that I see this kind of caretaking oppression, you know, like, so I think this kind of soft violence that you have in Switzerland in the relationships between authority and the people, it's always striking me, like people are so friendly to each other or try to be friendly, but there is so much violence that is committed through this. It's also when I ask my family members who worked in the watch factory, when I ask them, what was your relationship with the authorities, with the director of the factory? They all said the same thing. They said they were very nice people. They took care of us. They gave us work. You know, they took care of us, and that is pretty incredible, because they earned like much more than the people working, of course, and it was hugely unjust. So I think this works really well. You know, I think this kind of warm oppression is much more efficient than a physical violent oppression, and is something that always strikes me, and I mean, it makes me laugh and cry at the same time. I don't know, I think it's funny and bizarre, and yeah, tragic also, but I think that's not the whole point of the question. I think also, me, I never feel that I'm at the place where the world is burning, you know, where the important things are happening. I always feel like it's somewhere else, you know, you read the news or you hear something, or, you know, I think the best party is always somewhere else, you know, not where I am. And I think that's also very interesting, that the state, the government, and but also, yeah, this capitalist organization works so well that even if we are not at the burning point or where things are seem important, we still do it, you know, even if you are at the margins of the systems or it feels we are far away from where it actually things are decided, we all follow and we continue doing it. So it's also in this aspect that I think this calm feeling represents for me better to be in all of this than to show important, so, you know, so to say, important moments of our time or of the past as well. Sì, effettivamente nel film la quiete, la calma è davvero molto presente e come ho detto inizialmente, siccome questo film è un film storico e nel realizzare un film storico si operano delle scelte e si selezionano le informazioni da voler trasmettere, credo che ci sia molto più in questo film che parla del presente rispetto a quanto invece si affronta relativamente al passato. Quindi credo proprio che questo film sia un film che si riferisce al presente con qualche leggera deviazione relativa agli eventi del passato. Io cerco di dire e di parlare di quello che vedo, di quello che provo e di dove appunto la mia vita si aggancia. Scusate. Di quello che è la mia vita, e credo che sia davvero una situazione che posso
collegare strettamente alla situazione svizzera. In Svizzera credo che sia appunto davvero bizzarro questo aspetto, dove c'è questa quiete, questo modo davvero calmo di prendersi cura delle persone opprimendole, e quindi è come se ci fosse una violenza soft che viene operata nei confronti dei lavoratori, degli operai. Questa violenza dolce che si frappone tra le autorità e le persone che abitano i cantoni svizzeri. Quindi lo si vede anche nelle persone che cercano appunto di essere, sono molto gentili, amichevoli tra di loro, però sottostante c'è un atto di grande violenza. E, ho posto anche alle mie zie, a mia nonna, questa domanda: com'era il rapporto con le figure di autorità della fabbrica, il direttore, il gestore della fabbrica, e la risposta da parte loro era: beh, erano buoni, gentili, simpatici, si prendevano cura di noi, ci davano lavoro. Però è incredibile pensare a questa parola, no? Prendersi cura di noi, quando poi in realtà loro guadagnavano molto di più rispetto a quello che era il salario percepito dagli operai. Quindi una profondissima ingiustizia, ed era appunto un'oppressione davvero soft, ma con questa oppressione soft erano davvero molto più efficienti ed efficaci rispetto ad un'oppressione violenta da mettere in atto. Quindi c'è una cifra sia, come dire, divertente che anche triste, quindi mi fa sorridere, mi fa piangere questa cosa. Inoltre volevo anche aggiungere che in un certo senso ho la sensazione di non trovarvi mai al cuore degli eventi, al fulcro degli eventi, di essere sempre altrove rispetto a dove le notizie si stanno verificando. E quindi è un modo con il mio film di trasmettere proprio questa idea, che anche se sei lontano da dove vengono prese le decisioni, noi comunque queste decisioni continuiamo a seguirle scandite dal tempo, e per me appunto questa calma è il simbolo di tutto questo. Purtroppo mi dicono che dobbiamo chiudere. Io volevo ringraziarvi della vostra presenza, volevo ringraziare anche Michela Pini, che appunto è stata quella che ha seguito il progetto dall'inizio come produttrice e lavora in Svizzera per diverse società di produzione, ma su molti progetti italiani anche, e quindi mi sarebbe piaciuto fare due chiacchiere con lei, ma ci dobbiamo fermare qui. Grazie a tutti.